Mio Dio, sta succedendo veramente? Cioè, veramente mi ritrovo su Bully dopo 2 anni dall'ultimo episodio? Ci deve essere qualcosa sotto, probabilmente il canale sta per chiudere, perché veramente è una cosa assurda. Che vuoi te? Sto parlando con i miei iscritti. Sono tornato su Bully, la serie più amata del 21° secolo. Vabbè ragazzi, ho picchiato 2 ragazzi, mi hanno portato dal preside. Che palle. Vabbè, guarda che cosa devo fare. Quanto so contento. Uno dei motivi per cui ho abbandonato questo gioco è che la serie è schiava della console in cui l'ho iniziato. Ragazzi, sto a giocare sulla Wii. Bully sulla Wii. Cioè, ma non c'ha senso, perché l'ho iniziato qui. Tra l'altro vorrei sapere quanta gente si ricorda di questa serie. Palesatevi, chiunque mi segue appunto da 2 anni. Allora, vi ricordate che cosa dobbiamo fare? No, zero, infatti devo andare in città. Vi ricordate che abbiamo sbloccato la città e tutto? Adesso è periodo natalizio, c'è la neve, c'è la bella atmosfera, c'è tutto quanto quello che puoi desiderare. Non replicate le cose che succederanno in questo video, questo gioco è estremamente diseducativo. Come si rapina una cosa? Olè, ecco qui, ma che ci vuole? Vabbè, ho fatto semplicemente girato l'angolo, non mi è servita molto. Per favore, posso scendere? Non così. Ma che vuole sto signore? Qui non ci stanno gli insegnanti, hai capito? Madonna, no. Cioè, peggio, c'è la polizia. Vabbè, niente. Ma che ne posso sapere che c'è una guardia proprio a fianco alla persona che sto menando? Qui c'è un bel cagnolino. Madonna mia, muscoloso. No, non t'ho fatto niente. Per favore. No, aspetta, vabbè, iniziamo la missione, forse è meglio. Babbo Natale non esiste, ragazzi, e questo bisogna dirlo. Raccontiamo la verità, non ci facciamo fregare dalle menzogne che girano su internet. Anzi, come ho detto già in un video, pensate, mi ricordo questa cosa. Babbo Natale esiste, ma è un po' deludente, come potete vedere. We met a few times when you crept into my bedroom when I was asleep as a kid. Then only more recently when you were drunk under a bridge. Esatto, è proprio quello che sto dicendo. Allora, c'è qualcuno che sta osando fare finta di essere Babbo Natale. Devo sistemare questo imbroglione, si sta spacciando per lui e questa cosa non mi va assolutamente bene. Vabbè, sono spawnato con una mazza da baseball, mi sa che ho già intuito cosa devo fare. Distruggi il pupazzo di neve, te lo distruggo subito. Pure la slitta? Via la slitta. Il Natale è figlio del capitalismo, avete capito? Via. Levati, non voglio parlare con... No, ho rotto. Oh, e basta. E dai. Devo distruggere il castello adesso. Fatemi impegnare. Odio le persone che non rispettano la legge, ok? Fingersi un'altra persona è molto, molto illegale, ragazzi. Per favore, dai. No, il poliziotto. Ma perché il poliziotto? Se gli spiegassi la situazione, sono sicuro che sarebbe d'accordo con me. Lasciatemi stare. Esatto. Questo è il rumore che voglio sentire. Di crani spaccati. Aiuto. Ecco qui, il costume da elfo è stato sbloccato, interessante. Hai capito? E non provare più a fingerti. Oh, scomparso. Qui abbiamo fatto la nostra parte, vediamo un attimino adesso che cosa ci tocca fare. Dobbiamo entrare qui dentro. Andiamo a controllare un pochino questi che stanno facendo. Mi sembra di stare a Lucca Comics. Ok, devo battere il record di 1010 libbre. Ma che gioco giocate? Ma ci avete i Pokémon, mannaccia a voi. Devo mangiare il cibo buono ed evitare quello cattivo. E pesce palla, evitalo a tutti i costi. Tummo ti fa rimbalzare. Va bene, sì. Oh, ma mi sembra abbastanza difficile, ma quante vite c'ho? Scusatemi un attimo, no, vorrei capire esattamente se faccio 2 punti alla volta, ma quando ci arrivo a 1000? Ok, mi hanno fatto il culetto, sto a 5,91, cioè sto a metti secoli, eh. Allora, se questo video è uscito vuol dire che questo gioco l'ho fatto, perché se perdo anche solo una volta, ragazzi, sto da 5 minuti. Cioè, dirvi che sto da 5 minuti è molto riduttivo, perché ci sono 5 minuti molto molto sofferenti. 1055 va bene, vero? Non è che ho visto male il record. Allora, che ne pensate? Madonna. Madonna. La bottiglia lancia raggi. Sicuro che si può usare? È legale? Ma che ce frega. Allora, direi di mettere alla prova il nostro lancia raggi, perché è una cosa che va assolutamente provata. Scusa. Comunque, mi sa che è arrivato il momento di fare qualche lezioncina, perché ogni tanto devo fare anche lo studente. Tiè. Oh, non era volen... Vabbè, non lo so, lasciami stare. Allora, c'è lo spettacolo di Natale questa sera, è uno spettacolo particolare. Il percussionista ha l'appendicite, va bene. Mi sa che stanno cercando un sostituto. Siamo anche passati alle minacce, se non lo faccio mi boccia. No, un altro 3 no, per favore, che poi mi si alza la media e mi va benissimo così. Va bene, e a posto. Dai, salviamo il Natale. Vedete che sto sulla Wii, mannaccia a me. Forse è pure difficile, sapete? Su, forza ragazzi, fatevi... Non riesco a fare... non riesco a parlare, è assurdo. Datevi da fare, insomma, datevi alla baldoria sotto la mia musica, il mio ritmo incalzante. Ma no,
Madonna, che era quel trombone? Non so stato io. Mannaccia, oh. Mamma mia, che spettacolo orribile. A parte io, ma pure quello che devono vedere. Io so, la parte buona. Oh, che cos'è sto casino? Impossibile. Non so come ho fatto, va bene. Dio mio, sono sopravvissuto anche a questa cosa. Devo fare un'altra missioncina qui. La cotta della cuoca, spero che non sono io. Oh, hey, kid. Mamma mia, sembra il cattivo di qualche film Disney. Basta che ti avvicini troppo. Il dottor Woods non sa che hanno un appuntamento. Non funziona così, signora. Sedativi? Ma come? Ma a che ti servono? Vabbè, ragazzi, l'amore al cuore non si comanda. Devo agevolare questo sentimento. Allontana gli insegnanti dalla sala professori. In che modo? Devo picchiare qualcuno? Posso scassinare? Oppure posso picchiare questo ragazzo? Sì. Aspettate un attimo, non mi fate distrarre, stanno ancora lì. Allora picchio uno e me ne vado. Ecco qui, così, via. Aiuto, aiuto, c'ho l'intera scuola appresso. Mamma, madonna. Che cosa devo prendere qui? Spero che i sedativi non siano nelle mani dei professori. Ah, ok, il profumo. Ok, devo rovistare nella spazzatura, ma devo stare anche attento ai poliziotti perché sono assente a scuola. Fammi vedere se trovo qualcosa. Così? Ecco i sedativi. Te li ho rubati, scusa. Scusatemi, ma pure quello lì che metta abici qui non ha capito che gliela fotto. Ok, abbiamo fatto tutto quanto. Abbiamo sedativi, abbiamo il profumo. Non replicate quello che sto facendo in questo gioco, è un gioco deviato. Ecco a te il profumo. Mamma mia, quanto è buona sta signora. Però paga bene la signora, $40 per sta cosetta. E rieccoci qui dal nostro amico speciale, diciamo. Non ho capito perché sto aiutando questo signore, cioè che cosa mi frutta a me. Capito che è Babbo Natale in persona, però ok, troppa confidenza una certa. Ma che vuole? Oh, madonna, mo sono diventato nemico degli elfi. E da quando gli elfi c'hanno il cane? Mannaccia. Dio mio, sto cane mi ha inseguito per tutto il quartiere. Va bene. Devo fare foto. Eccola. Ecco, così, bene. Ma dai, ma questo... ma c'ha il sorriso e dura un millisecondo. Olè. Ecco, vabbè. Abbiamo finito. Stiamo scoprendo, non lo so, la lore di Babbo Natale. A quanto pare faceva scommesse sulle corse di renne. Sì, ci avevamo l'appuntamento, no? Boh, non mi ricordo. Va bene, no, non conosco Lola. Non vengo in questo mondo da 2 anni, l'ho un po' trascurata Lola. Vabbè, il ragazzo è geloso di Gord. Li devo beccare mentre stanno a fare le loro cose. Devo fargli una foto. Vabbè, stiamo diventando sempre più depravati comunque. Devo beccarli mentre si baciano. No. Va bene? Non si stanno a baciare. Ragazzo, purtroppo ho brutte notizie per te. L'appuntamento della aia, aia, aia. Non disturbare l'appuntamento, nasconditi sull'albero, va bene. Ok, eccoci, va bene? Sono caduto. Boh, va bene. Allora, devo riuscire a colpire a queste, ma è difficile. Ok, andatevene. Ma poi perché le ragazze? Lasciatela sta, signora. Levati te, che sei un nerd. Ma che cosa prendi in giro? Guarda questo corbastone. Ma che cosa vuole? Ma va a giocare ai videogame te. Ok, sta diventando difficile, eh? O sbaglio? Si sente un po' stordito. Mi chiedo come mai. Non voglio saperlo. Io non c'entro niente in questa storia, eh? Per favore non mi incolpate. No. Ok, si è sentito stordito e se ne va comunque. Oh no! The visions are back! Get back, foul fiends! Mi chiedo cosa siano visioni e cosa no. Mi sa che è il contrario. And a little biology. No, ragazzi, completamente mi dissocio completamente. Ma che bordi sta cosa? Ma che missione era? Alright. Alright, insomma. Vabbè, lasciamo stare sta missione, va bene? Vabbè, basta. Ragazzi, direi che va bene così. Abbiamo fatto anche troppo in questo video. Spero di avervi portato un pochino di atmosfera natalizia. Secondo me, sì. Sì, certo. Guarda, pure le luci. No, quelle sono dalla polizia. Ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto. Bulli, che ne pensate? Volete un continuo? Volete un ritorno di questa serie? Fatemelo sapere con un like e magari con un'iscrizione, che è sempre molto comodo. Ecco, lui non si è iscritto al canale, capito? Ha guardato un video, prima di tutto, oddio, no. Ha guardato il video per un solo minuto, quindi non mi ha permesso di fidelizzare bene. E poi non si è manco iscritto, quella fine che ha fatto, cioè farmi arrestare. E vabbè, sì, a voi non succede niente, però, per favore, fatelo, va bene? E niente ragazzi, ci becchiamo.